Oggi, in occasione della tappa Ligure di Goletta Verde, abbiamo presentato per la prima volta qui nel parco dell'area marina delle Cinque Terre, insieme all'ente parco, la mostra 30 anni in difesa del mare. Questa mostra traccia un importante bilancio dell'attività che nell'ultimo trentennio, a partire dal primo viaggio di Goletta Verde nel Mediterraneo, segna, diciamo, il percorso delle attività che abbiamo svolto per la difesa del nostro mare, della preziosissima risorsa del nostro paese, che è un paese che ha 8.000 km di coste e che quindi nella relazione stretta con il mare deve vivere e deve necessariamente saper sviluppare. Questo percorso è stato segnato da tappe importanti, tappe fondamentali, e ci deve però lasciare lo stimolo e l'idea di come proseguire per i prossimi 30 anni per la difesa delle nostre coste e dei nostri mari. Nell'ambito della campagna nazionale di controllo ambientale che svolgeranno le capitanerie di porto e guardia costiera, particolare attenzione verrà posta sui controlli relativi agli scarichi a mare, quindi si procederà a un controllo capillare di tutto il territorio per verificare che chi scarica lo faccia legalmente, senza inquinare il nostro bel mare. Beh, intanto una grande soddisfazione di avere qui al Parco delle Cinque Terre in Liguria Goletta Verde, che per tutti noi che lavoriamo nelle pubbliche amministrazioni è uno stimolo a migliorare il nostro lavoro. Goletta Verde ha il merito di denunciare quelli che sono i problemi del nostro mare. L'Italia vive sul mare e l'Europa anche ha tanto mare, quindi diciamo tutto ciò che da Goletta Verde emerge diventa per noi un dovere cercare di risolverlo. Io mi occupo in particolare di ambiente, quindi tutto il tema della depurazione, delle plastiche in mare, che oggi credo che sia uno dei problemi fondamentali del riscaldamento, la conservazione della biodiversità, il ruolo delle aree marine sono assolutamente importanti, ma anche di pesca. Quindi una pesca sostenibile dove il pescatore è al centro, anche se purtroppo nel passato, anche per forse per aiutare, diciamo, la grande pesca industriale, il pescatore poi è stato ritenuto diciamo artefice anche del fatto che certi stock ittici siano in diminuzione. Io invece credo che il pescatore sia la vittima a volte di questo, e quindi rimetterlo al centro, salvaguardare le nostre tradizioni. Qua le Cinque Terre è un esempio dove purtroppo alcune attività di pesca si sono perse. Parco delle Cinque Terre e la sua area marina protetta costituiscono una scommessa. C'è un rapporto fra terra e mare particolarmente difficile, data la forte pendenza. E quindi la possibilità di leggere questo mare che ci offre ancora una volta il passaggio di Goletta Verde, la campagna che ogni anno svolge sui mari italiani. Questa fotografia, questo racconto è per noi indispensabile e cercheremo quindi di metterlo insieme allo sforzo che stiamo cercando di sostenere per combinare la fruizione e la tutela dell'ambiente.